anno particolare per le Marche, quello che si sta per concludere, iniziato con un nuovo slancio sulla ribalta nazionale e internazionale. Per questo la regione ha aperto all'accoglienza i suoi 1000 borghi, ricchi di storia, di tradizioni e di eccellenze enogastronomiche. Non solo dunque il mare e la costa con le tante bandiere blu conquistate ancora una volta dalle nostre splendide spiagge, tanto che nella lista delle 40 località di mare più belle d'Europa il prestigioso giornale inglese The Guardian ha citato la spiaggia di San Michele a Sirolo, ma è un po' tutta la regione che diventa una sorta di grande palcoscenico a cielo aperto con tante cose da offrire e tanto da raccontare, poi i teatri grandi e piccoli, alcuni sicuramente antichi, che si mettono insieme e si propongono all'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Del resto nelle Marche operano almeno 15.000 imprese legate alla filiera turistica, un settore decisamente importante, capace di fare da volano all'intera economia regionale, perché, stando ad un report della Camera di Commercio, i turisti arrivano sì per il mare, ma poi esplorano il territorio e ne apprezzano l'accoglienza e il calore umano. E i numeri sono certamente positivi. I primi dati infatti fanno sorridere la nostra regione, perché nei primi 8 mesi dell'anno, in quanto a presenze, si è tornati a prima della pandemia, superando addirittura la stagione record del 2019. Non solo, boom di presenze dall'estero, con un aumento significativo dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e dalla Germania. Turismo e cultura dunque un binomio vincente. Accanto alle manifestazioni tradizionali riprendono con successo di pubblico il Macerata Opera, il ROF a Pesaro, il Summer Jamboree a Senigallia, come pure le grandi mostre, le relazioni meravigliose di Carlo Crivelli, ancora a Macerata, quelle legate ai 600 anni del Duca di Montefeltro nei territori di Urbino, mentre proseguono tra Ascolano e Fermano le iniziative per ricordare Papa Sisto V. Senza dimenticare naturalmente gli altri settori, le Marche si mettono in mostra all'Expo di Dubai perché l'imprenditoria resta sempre molto vivace. Dai cantieri navali escono barche da sogno, certamente tra le migliori al mondo. Nel frattempo si sta lavorando per far nascere un grande centro per produrre su scala nazionale spettacoli dal vivo, video e di animazione. In agricoltura continua invece l'impegno per favorire e sviluppare le nostre eccellenze e le produzioni locali. Un'agricoltura attenta alla qualità che sa guardare anche alle dinamiche del mercato. La competitività delle nostre produzioni va rafforzata in una logica di filiera per essere vincente a livello nazionale e internazionale. Una filiera che guarda al mercato ma che parte dal territorio e legata alle eccellenze locali, dirà il presidente Acquaroli intervenendo al congresso regionale di Coldiretti. E così, mentre prende forma il più grande impianto d'Europa di pesche, un autentico rimboschimento agricolo, alla fine saranno messi a dimora almeno 80.000 alberi, i nostri vini, ad iniziare dal Verdicchio, tornano sul podio perché classificati tra i migliori d'Italia, e sui nostri ristoranti scendono nuove stelle Michelin. E poi la sanità, che sa esprimere grandi eccellenze, contenuto finalmente il Covid, grazie anche alle vaccinazioni, i reparti e i tanti specialisti marchigiani si riprendono la ribalta nazionale. I nostri eroi, così li avevamo chiamati durante i mesi bui della pandemia, che ad ogni livello si sono impegnati in silenzio a salvarci la vita, dimostrano ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, tutta la loro preparazione e professionalità. Impossibile citare tutte e tutti, solo qualche esempio: il centro cefalee del Muri di Fermo, il reparto di ginecologia e ostetricia di Macerata, che usa una tecnica non invasiva laser all'avanguardia in Italia per il trattamento della endometriosi, quello di traumatologia del Carlo Urbani di Iesi o gli interventi al cervello eseguiti a Torrette e al Salesi, con il paziente che sveglio dialoga con i sanitari o, come è successo con un bambino, mentre ascolta con le cuffie la musica di Mozart. Senza dimenticare il trapianto eccezionale effettuato al Profili di Fabriano di un fegato espiantato ad una donna di 97 anni e che è servito a salvare un'altra vita. Mentre il nosocomio regionale continua a dotarsi di nuove sofisticate attrezzature per la diagnostica, la sua farmacia diventa addirittura un caso di studio a livello mondiale per la gestione intelligente e robotizzata, tanto da essere oggetto di visita da parte dei direttori delle farmacie degli ospedali di mezzo mondo.
E proprio pochi giorni fa è arrivato un prestigioso riconoscimento. L'azienda ospedaliera universitaria di Ancona è stata premiata dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari come migliore ospedale pubblico d'Italia. Soddisfazione per il riconoscimento è stata espressa dal presidente Acquaroli, un premio, aggiungiamo, che rende orgogliosa l'intera comunità marchigiana. Ma è sul piano normativo che avviene la più importante delle novità. La Giunta vara infatti, dopo un confronto serrato con tutti i soggetti coinvolti, comprese le forze di opposizione, un punto importante, fondamentale del proprio programma di governo, ovvero quella riforma sanitaria destinata ad avvicinare ancora di più la sanità pubblica ai bisogni della comunità, accanto ad un massiccio investimento di fondi per adeguare o per rinnovare gran parte dei plessi ospedalieri della Regione. Senza dimenticare naturalmente il patrimonio umano, e così la Giunta regionale investe oltre 6,6 milioni di risorse per portare a 110 le borse di studio per i medici di medicina generale e a 42 i contratti di formazione per i medici specialisti. Uno sforzo notevole, senza pari rispetto agli anni passati, con l'obiettivo di favorire anche il ricambio generazionale nel sistema sanitario regionale e per rispondere al grande allarme per la possibile carenza di medici. E non si fermano neanche quest'anno i successi dei nostri atleti nelle varie discipline sportive. Jimbo Tamberi vola sul tetto d'Europa, arrivano nuovi successi ai mondiali di scherma in Giappone dai giovani della scuola Jesina, mentre anche un osimano sale sul podio ai mondiali di volley in Polonia. Come non menzionare poi Viola Luciani, 12 anni di Castelfidardo, oro nel pattinaggio freestyle alla Coppa del Mondo che si è disputata a Porto Recanati. E poi naturalmente Sofia Raffaeli di Chiaravalle, che svetta i mondiali di ginnastica ritmica e che dedica la vittoria alle Marche e alle vittime dell'alluvione di metà settembre. L'alluvione, appunto, a fine estate un violento fortunale ha interrotto improvvisamente mesi di caldo afoso, forse eccessivo, e una preoccupante siccità, spegnendo purtroppo tanti entusiasmi. Colpa dei cambiamenti climatici, diranno in tanti, sta di fatto però che in poche ore è caduto molto più che una bomba d'acqua e interi territori delle valli del Misa e del Nevola sono stati investiti da fango e detriti rovesciati da fiumi che normalmente sono poco più che torrenti. Un disastro che si è portato con sé 13 vittime, provocando devastazione e danni molto ingenti. E poi il ritorno del terremoto. Violente scosse giusto un mese fa hanno investito soprattutto le aree costiere delle province di Pesaro e Ancona, riportandoci con i ricordi indietro di anni. Per fortuna però questa volta non ci sono state vittime, la paura invece è stata tanta. L'anno si avvia a concludersi quindi con un velo di tristezza. Le Marche, le aree colpite dall'alluvione, si stanno rialzando con grande dignità, come del resto la regione ha sempre fatto. L'intera comunità si è stretta attorno alle popolazioni colpite. Lo stesso presidente Acquaroli è stato nominato commissario per quei territori devastati. Un nuovo gravoso impegno per il presidente, un impegno che si è aggiunto alla delega per la ricostruzione dal terremoto nei territori dell'Appennino, dove finalmente, a distanza di 6 anni, insieme alle gru e ai cantieri, cresce anche la voglia di tornare a rianimare quei borghi e quelle località. Solidarietà agli alluvionati arrivata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, solidarietà espressa nella forma e nelle aule più solenni, direttamente in Parlamento durante l'intervento programmatico pronunciato in occasione della fiducia al nuovo governo, solidarietà che si è poi concretizzata con un sostanzioso stanziamento di 400 milioni di euro deciso con la legge di bilancio. Ma non è stato l'unico riferimento alle Marche di quel giorno del Presidente del Consiglio. Ha ricordato infatti anche la figura di Enrico Mattei, morto in un attentato giusto 60 anni fa. Mattei, cittadino illustre di Matelica, faceva parte di quel gruppo di imprenditori marchigiani illuminati e un po' visionari che hanno fatto grande la nostra regione e il nostro paese. Il presidente dell'ENI sognava e lavorava per rendere l'Italia autonoma dal punto di vista energetico con ben 60 anni di anticipo. Quel sogno, come si sa, si è infranto contro una bomba.
Le Marche, grazie anche a persone come Enrico Mattei, hanno saputo costruire la propria strada fatta di dignità, coesione, solidarietà e sviluppo. Anche in questa circostanza, nonostante i lutti, le devastazioni e le paure, le Marche sapranno ripartire con nuovo slancio e nuovo vigore. Anzi, siamo certi che già stanno pensando alla prossima stagione e alle prossime sfide che l'attendono. Thank you.